Ciao ragazzi, eccoci di nuovo al nostro secondo o terzo, vedremo come monteremo i video, quindi ce lo sapete dire voi. Secondo o terzo o quarto, quello che sarà, commentario, tutorial su Skyrim di Elder Scrolls 5, miglior gioco della storia fino ad oggi. Tra l'altro da poco è uscito il DLC di Dawnguard, che tra poco noi compreremo, spero che voi ci stiate giocando perché sembrerebbe veramente interessante di trailer. Allora, riassunto della volta precedente. Molto semplicemente abbiamo cercato di unirci alla Confraternita Oscura attivando la missione, come tutti quanti sapete fare, da Aretino, che si trova a Windelm. Basterà infatti girovagare per la città e le guardie vi attiveranno la quest. Una volta andati a parlare con Aretino, lo troverete fare una specie di rito satanico e per invocare la Madre Notte per uccidere questa Grelo della Gentile. Grelo Gentile che in realtà è una grandissima stronza. Molto semplicemente noi abbiamo attivato la missione, dopo aver ucciso questa gentile Astrid vi chiederà di uccidere altre tre persone per poter venire alla Confraternita Oscura. Manuel, a sorpresa, ha deciso di uccidere Astrid e così si è attivata a sorpresa la nuova missione, distruggere Confraternita Oscura. A questo punto basterà parlare con una qualsiasi guardia che vi indirizzerà da questo Maro. Parlando con lui attiverete la quest della distruzione della Confraternita Oscura. Questo è come l'abbiamo fatto noi. Questo era più un volo, secondo me. No, a me piace vedere maltrattamenti sugli animali. I cavalli che camminano nell'aria. Sempre uno spettacolo. Allora, per chiunque abbia giocato a Skyrim e abbia già fatto la missione della Confraternita Oscura, qui c'era il cavallo più forte del gioco, lo Shadowmare, che te lo davano nelle missioni. Peccato che mi sa che ammazzando la confraternita non potrei averlo. Mi sa, Qual è la velocità della città? Confraternita Oscura, stiamo arrivando. Se dicevi tamburi, cosa ti dicevi? Ah, lui, il tamburi era bella da, come battuta lì. Devo ammazzare tutti, mi sa che è meglio che lo faccia in modo leggermente silenzioso. Là c'è uno stronzo. Qui di puttana perché mi stava sul cazzo, quindi... Ok, molto bene. Ha fatto il recupero e ha recuperato tutta la vita che gli avevo tolto. Attenzione. Stai già uscendo. Forte. Colpi in testa. Cioè, si giro piantato nel naso. Io ho l'armatura da Edrica. Oddio, che cazzo si è dato fuoco su questo coglione. Oh cazzo, è anche forte. Mi sa che senza testa combatti poco. Posso ancora combattere. Mi è capitato. Ma tu il tuo compagno c'hai? Ah, forse non è entrato. Cioè, è già scappata. L'ho appena toccata, è scappata. Un'assassina, Dai, crepa un po'. Io non so se l'effetto deve essere comico o spettacolare. Trovi in giro nuovi urli. Sono poteri speciali. Quello che volevo era. Uccidi. Ehi, vaffanculo. Allora, ragazzi, adesso andiamo avanti. Non ci credo. Ce l'hai fatta davvero? Ce l'hai fatta davvero? Questo è un giorno Questo speciale. È un giorno speciale. Hai inflitto un duro colpo alle tenebre. Vieni, vieni. Ecco una generosa ricompensa. Che ti avevo promesso. Ti avevo promesso. Ma 3.000, chissà che roba. Si guadagna di più. In modo che l'imperatore in persona sia messo a correre tutto ciò che hai fatto. Hai reso Skyrim stupido. Si fa molto di più a fare le missioni da confraternita. Credo che tu abbia sbagliato. In modo che cioè, solo 3.000, ti rendi conto? Lui ti dovrebbe stare a dire. Sì, se fai la missione del giro della Confraternita Oscura è tutto un po' un casino.
E quando lo farai lo vedrai. Comunque, ragazzi, vi consiglio di fare. Ho in modo che l'imperatore. No, mi hai rotto il cazzo, ho finito. Ragazzi, vi consiglio di fare la missione dei ladri, che vi ci porta alla storia principale, tra l'altro, perché quella è in assoluto la migliore storia delle gilde qua a Skyrim. E poi diventare Luke Mannaro, ovviamente. Quello serve sempre. Bene. Fahim.